Kevin. Vieni, porta una bottiglia di vino, tre bicchieri. Salutiamo, accomodate. Avete fatto buona caccia? Voi conoscete tutti i carosi di questo paese, perché venendo ne abbiamo incontrato alcune proprio bene. Uno in particolare ha colpito la mia conoscenza come un fuoco. Oh, vedete, è ancora mezzo incionato. È vero che Ida poteva incantare, ma caro Riavolo poteva. Quando sangue è cavolo, Comprendo che approssimativamente il vostro amico voleva... Era bella, bellissima. Ah, calò. Stai chiusa. Vediamo se c'è un dovino, E che fianchi, e a bocca. A bocca. Se mi dicete come si chiama, vi dico se è Picciotto Virtuoso. Un uomo non lo sapevo, ma c'aveva un vestito con la prugna. E un fiocco in testa puro con la prugna. Prugna matura era. Poteva essere una bellezza più greca che italiana. Per me è greco e italiana. A conoscete? A conoscete? No! In questo paese non ce ne sono, queste ragazze. Che minchia abbiamo fatto? Guarda, che state facendo ancora qua? O vieno, o mi visto, e allora fora! Ma che gli hai preso quello lì? Neno! Gaffio! Stiamo ninne! Chi è sua figlia? Chiamalo. Vada che è incazzato come c'è pericolo. No, 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 chiamalo. E guarda, non volevo andare a gara a pulizzare tutta questa porcheria. Affio! Esci, non mi dire che ce l'avevo fatta, oggi dammi la mano. Ma guarda, è stato un bello sto male con noi. Non ce pare, sentite. Ma che volete ancora di mia? Venite, che vi conviene. Fabrizio, spiega che c'è un equivoco. Sì, signore. Io, ecco, mi dispiace che vi siate offeso. Parlavamo senza malizia. Io sono forestiero qui. E in Sicilia che è poco. E non è mia abitudine provocare la gente senza ragione. Non volevamo mancare di rispetto né a voi né a vostra figlia. Ma voi è chi sono? E che vuole di mia figlia? Sono un americano. Sono nascosto qui. È un amico di amici, capite? Mi chiamo Michele Corleone. E suo padre è Don Vito Corleone. I miei nemici pagherebbero molto cara un'informazione come questa. Tenetevela per voi questa confidenza, perché se qualcuno parla voi mi capite. La cosa potrebbe finire male. E vostra figlia poi resterebbe senza pace. Invece di trovare un marito. Avete sentito chi ha detto? Ido sa sposa. Io non ci credevo, ma questo si innamorò proprio. Voglio conoscere vostra figlia. State attento, capo conveni. Col vostro permesso. Non vi fate pregare. È sotto la sorveglianza della vostra famiglia. Secondo le usanze locali. Con tutto il rispetto. Allora? Venite domenica. Di mattina. Mi chiamo Vitelli. Abito in campagna vicino al fiume. Grazie. E come si chiama vostra figlia? Apollonia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.